Devo ovviamente ringraziare chi mi ha deciso di conferirmi farmi questo regalo, più che un'onorificenza, un premio. Prima volta un cantante lirico, ancora un'emozione ancora più grande. Poi io che sono così campanilista e innamorato della nostra città, lo ritengo un onore, un merito ancora più grande. Perciò sono veramente felicissimo e onorato di ricevere il San Giorgio d'Oro e di portare un po' di Genova sempre, ogni volta che giro per il mondo nei teatri, un pochino di Genova in tutti i posti dove vado. È una cosa che mi rende molto orgoglioso. E adesso abbiamo sviluppato questa nuova avventura, che è l'Accademia di Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici, che quest'anno è al suo quarto anno di vita. È una cosa veramente straordinaria, perché il teatro si è prodigato sia di mezzi che di sostanza per rendere possibile questo progetto. Era un mio desiderio, un mio sogno praticamente da sempre, da fin quando ho cominciato a studiare, è sempre stato un mio pallino, e perciò è stato un regalo anche questo che mi è stato fatto di poter partecipare, anzi di dirigere un'accademia come questa. Siamo riusciti in questi 4 anni a fare delle cose belle, importanti. Hanno debuttato tanti ragazzi che ora stanno cantando nei teatri in giro in Italia, e non solo, si stanno avviando delle bellissime carriere, e è un viaggio bellissimo insieme a loro, ogni anno scoprirli, imparare a conoscerli, farli crescere e allo stesso tempo crescere insieme a loro. Non è sovente che un artista di grande talento e di grande fama, con ovviamente il tempo limitato che ha, voglia dedicare anche un pezzo a tramandare il suo sapere, la sua conoscenza ai giovani che hanno la stessa passione. Credo che sia prima di tutto un grande gesto di generosità e d'amore che lo faccia in questa città, con il Carlo Felice, con le istituzioni culturali di questa città, lo è ancora di più. Credo che questo sia di avanzo per la consegna di un'onorificenza, che è un'onorificenza importante, che come sapete abbiamo istituito un po' di tempo fa, proprio per celebrare insieme e sottolineare l'impegno per la città delle persone che hanno dedicato un pezzo della loro vita, semplicemente vivendo, hanno portato un po' di polvere di stelle anche sulla nostra città. Questo credo che sia un caso emblematico. Devo dire la verità che non ho sentito le canzoni che sono arrivate, le prime tre, ecco, devo dire, proprio confesso, quel poco che ho sentito non è stato molto rincuorante. Per tanti motivi, ora non voglio criticare nessuno perché ognuno fa il suo lavoro e quello non è il mio, però in effetti sì, la qualità sotto certi punti di vista è un po' scesa, e anche non solo la qualità delle canzoni, ma anche la qualità tecnica di chi le esegue, non tanto di chi le scrive forse, ma più di chi le esegue, e è un peccato, perché il Festival di Sanremo, il Festival della Televisione Italiana, della Canzone Italiana, dovrebbe essere veramente l'emblema di quello che è la canzone, chiamiamola popolare intesa come pop, la musica leggera della nostra nazione, che è uno degli emblemi della musica nel mondo. È un grande show, è un grande spettacolo, quello che ho visto in effetti è di un impatto visivo notevole, ma dal punto di vista musicale un po' meno.